Nürtingen, 2 dicembre 1802. Mio caro, non ti ho scritto per molto tempo. Sono stato frattanto in Francia e ho visto la terra triste, disabitata. I pastori della Francia meridionale e singolari bellezze. Uomini e donne cresciuti nell'angoscia della patria in dubbio e della fame. Il potere elementare. Il fuoco del cielo e il silenzio degli uomini, il loro viver nella natura e la loro penuria a pagamento, mi hanno costantemente commosso e, per usare le parole degli eroi, posso ben dire che Apollo mi ha colpito. Nelle regioni confinanti la Vandea mi ha interessato un che di selvaggio, di bellicoso, il puramente virile, che la luce della vita rende direttamente negli occhi e nelle membra, e che nel sentimento della morte si sente come in una prova di virtuosismo e sazia la sua sete di conoscenza. L'aspetto atletico degli uomini del sud, tra le vestigia dello spirito antico, mi ha fatto più consapevole dell'autentica essenza dei greci. Ho imparato a conoscere la loro natura e la loro saggezza, i loro corpi, il modo in cui sono cresciuti nel loro clima e la regola con la quale hanno preservato il genio tracotante dal potere elementare. Questo determinò la loro socialità, il loro modo di accogliere nature straniere e di comunicare con esse. In ciò hanno la loro peculiare individualità, che appare viva in quanto l'intelligenza somma, in senso greco, è forza di riflessione, e questo ci diventa comprensibile se comprendiamo i corpi eroici dei greci. Essa è tenerezza, come la nostra socialità, e moderatezza. Dopo vari sconvolgimenti e turbamenti dell'anima, mi è stato necessario fermarmi per qualche tempo, e vivo in questo momento nella mia città natale. Mio caro, io penso che noi non ripeteremo i poeti fino al nostro tempo, ma che il modo di cantare in genere assumerà un altro carattere, e che se non ci affermiamo è perché noi ricominciamo a cantare dal tempo dei greci, seguendo patria e natura con vera originalità. Scrivimi presto, ho bisogno del tuo suono puro, la psiche fra amici. Il sorgere del pensiero nel dialogo e per lettera è necessario agli artisti, altrimenti per noi stessi non ne abbiamo. Ma il pensiero appartiene invece alla sacra immagine che da noi si forma. Addio, il suo Hölderlin.